La pace si rompe perché è fragile, perché è frangibile, perché non è una condizione normale dell'umanità. Quando c'è la guerra è perché qualcuno ha deciso che le ragioni degli individui valgono meno di altre ragioni. Quali? Essenzialmente sono due le fattispecie, la difesa da un'aggressione o da una oppressione. E la proiezione di potenza. Le paci sono di due tipi, quelle storiche, pace di equilibrio e pace di egemonia. Pace di equilibrio è la pace in cui gli stati si riconoscono gli uni con gli altri, si parlano e cercano di risolvere i problemi della loro vicinanza, della loro coesistenza, senza ricorrere alla guerra, mettendola nel cassetto. Rifiutando anche. Poi vi è la pace di egemonia. La pace di egemonia è la pace in cui vi è uno Stato molto più potente, una forma politica molto più potente delle altre, che trova una differenza che va a vantaggio di uno di essi, e una differenza della quale il più potente non si serve per opprimere gli altri Stati, ma si serve per mantenerli sotto la propria più o meno benevola e illuminata influenza. Noi abbiamo vissuto per decenni all'interno di una pace che era tanto di egemonia quanto di equilibrio. Di egemonia, cioè Europa occidentale era all'interno dell'egemonia statunitense, dico quella americana sull'Europa occidentale. Al tempo stesso vi era una pace di equilibrio fra la sfera americana e la sfera sovietica. E equilibrio, si diceva equilibrio del terrore, ma insomma equilibrio era, nel senso che URSS e USA non si sono fatte vedere. Anche questa pace è andata perduta. È andata perduta perché quella pace era una pace dinamica, conflittuale, anche se il conflitto non si manifestava in una guerra aperta, dichiarata tra USA e URSS, eppure era tale, tanto che quella pace si chiamava guerra fredda e come tutte le guerre alla fine è finita, come spesso succede con un vincitore o un vinto. Ma, e questo è il punto, il vincitore ha fatto male i propri conti, cioè ha creduto di avere vinto in modo talmente radicale e definitivo da poter esportare tutte le proprie logiche in tutto il mondo e governare da un unico centro politico, Washington, sostanzialmente tutto il mondo, il che non è avvenuto prima di tutto perché esiste un soggetto sovrano non facilmente riconducibile politicamente a Washington, che è la Cina. Nemmeno la Russia è stata politicamente assimilata all'interno della sfera di influenza americana. Lo è stata per 10 anni, negli anni 90, durante la presidenza Yeltsin, ma sulla Russia gli Stati Uniti hanno commesso un grosso errore, che è stato quello di volerla ridurre a potenza regionale che non creasse problemi, come non crea problemi l'Italia, come non crea problemi la Germania. Come non crea problemi la Francia, cioè una potenza di quel rango, ecco. Una potenza politicamente non minacciosa. Per cui quando parliamo della guerra, noi oggi tutti parliamo della guerra in Ucraina per un motivo, perché è una guerra fra cristiani bianchi alle porte dell'Europa, e questo ci occupa e ci preoccupa molto di più che forme di violenza più o meno organizzate, più o meno sistematica, che avvengono in luoghi un po' più remoti del mondo. Questo va detto perché per togliere di mezzo le ipocrisie. Sembra che quella che c'è in Ucraina sia l'unica guerra del mondo. No. Certamente è una guerra relativamente strana perché è poco strana, nel senso che credevamo di essercela lasciata alle spalle la guerra in cui uno Stato sovrano invade un altro Stato sovrano con i carri armati e le artiglierie, e pensavamo appunto sulla base di
una sterminata bibliografia, che la guerra fosse diventata un'altra cosa, appunto, asimmetrica, appunto, la guerra fra le popolazioni, eccetera. Invece no, qui c'è una guerra. La geopolitica c'è anche in quel tipo di guerre, che consistono tutte, bene o male, nel definire chi tiene un pezzo specifico di quella che in geopolitica si chiama Rhineland, cioè la terra di margine, la terra di confine, distinta rispetto a Heartland, la terra del cuore continentale. La terra del cuore continentale è tenuta dalla Russia e dalla Cina. La terra invece di confine è quella che è oggetto di quella che produce problemi ed è l'oggetto del desiderio delle superpotenze. La guerra in Ucraina ha una leggibilità geopolitica più immediata, perché non si tratta della conquista di un pezzo di Rhineland, si tratta dell'accesso all'istmo pontobattico, cioè a quel relativo restringimento del continente europeo che ha i propri vertici, se vogliamo, Kaliningrad e dall'altro Odessa. Chi controlla l'istmo pontobattico è in posizione utile per esercitare potere o potere contro la Russia, se controlli entrambi i vertici, che diciamo così, entrambi gli estremi di questo istmo, o potere della Russia, se la Russia li controlla entrambi, verso l'Europa. L'Ucraina è una delle due chiavi di volta. Una chiave di volta è ben in mano alla Russia, cioè Kaliningrad, e l'altra, la nuova Russia di Putin, che è la vecchia Russia, ma insomma è nuovo il fatto che la vecchia Russia abbia ripreso tanto vigore. La vuole. La vuole perché persegue una politica di potenza. E qui non c'è da chiedersi perché. Perché è ovvio. Perché il più grande paese del mondo, ancorché poco abitato, ancorché con una economia molto debole, non può non fare politica di potenza. E la può fare con le buone o con le cattive. Noi non siamo qui a dire chi ha ragione e chi ha torto, se è vero che la NATO stava accerchiando la Russia o se invece è la Russia che ha sempre pensato alla grande rivincita. Quella guerra in Ucraina, con tutte le sofferenze che genera, è qualcosa che ha una sua radice geopolitica chiarissima, cioè leggibilissima. Si tratta di capire se è l'Europa che fa da scudo nei confronti della Russia o se è la Russia che fa da martello, da macina che preme sull'Europa. L'idea che sia possibile tornare a relazioni equilibrate, pacifiche, di mutuo rispetto, è un'idea che fa parte dei desideri di tutte le persone di buona volontà, ovviamente. Ma insomma, al momento quello che si vede è che non c'è dialogo possibile, ci sono solo le armi. Ma questo è solo uno degli aspetti. Stiamo attenti perché l'ho appena detto Kissinger, che è un uomo molto vecchio, che ha sulla coscienza molti atti di geopolitica aggressiva, e anche almeno un atto di grande sapienza geopolitica quando riuscì a separare l'URSS dalla Cina, ecco, l'ho appena detto, Kissinger diceva, lo squilibrio non c'è solo in Europa fra la Russia e il mondo occidentale, lo squilibrio c'è anche da un'altra parte, anche in Cina. Che cosa è successo? La situazione che ha garantito la pace molto relativa nei decenni centrali del secondo dopoguerra, era una situazione che vedeva un equilibrio fra due egemonie, ma una delle due, quella americana, si contrapponeva all'egemonia sovietica, certamente, ma era al tempo stesso molto più potente dell'egemonia sovietica.
era una egemonia, quella americana, con ambizioni mondiali. Come lo vediamo? Non è facile avere queste due caratteristiche. La Russia non ce l'ha, la Russia può controllare tutto quello che vuole di Heartland, ma non ha libero accesso agli spazi oceanici. La Cina non ce l'ha, perché ha un enorme territorio, a differenza di quello russo, un territorio economicamente sviluppatissimo, una capacità di stare nella globalizzazione altissima, e tuttavia non ha libero accesso all'Oceano Pacifico, è chiusa dentro il Mar Giallo. Chi la chiude? Gli Stati Uniti. Perché? Ma perché non solo hanno vinto la guerra contro la Germania, che voleva sfondare e arrivare, ed era arrivata fino all'Oceano Atlantico, ma hanno vinto al tempo stesso la guerra contro il Giappone, che voleva fare esattamente la stessa cosa. E se noi guardiamo quello che era il Giappone all'altezza del 1942, era diventato una potenza continentale, si era preso Manciuria, pezzi enormi della Cina e tutta l'Indocina e tutta l'Indonesia, cioè era davvero una potenza terrestre e al tempo stesso era una superpotenza marittima che aveva, lui sì, libero accesso all'Oceano Pacifico. Ed ecco che cos'è stata la seconda guerra mondiale per gli Stati Uniti. È stata la conquista dell'egemonia sostanzialmente mondiale attraverso la distruzione dei suoi avversari che tentavano di mettere insieme Heartland più Rhineland, terra più mare. Gli americani la terra ce l'hanno e non gli fa problema, e devono avere non solo il mare dalla loro parte, ma se vogliono dominare il mondo, devono avere tutto il mare e tenere chiuse dentro la terra le potenze terrestri. E infatti, se noi guardiamo la distribuzione delle basi, delle alleanze politico-militari, delle basi militari degli Stati Uniti, noi vediamo che chiudono tutto il blocco eurasiatico. Guardiamo il caso della Cina. È molto complicata l'idea che la Cina non debba avere una proiezione di potenza marittima. È molto complicato trovare un motivo per il quale non dovrebbe averla. È vero che è necessario pensare, insomma, in termini di equilibrio e non in termini di squilibri. In questo momento gli Stati Uniti si trovano nella condizione di gestire un impero mondiale, sostanzialmente, che si sono creati in una fase in cui avevano una posizione di potere assolutamente superiore a quella di ogni altro. In questo momento due potenze li stanno sfidando, la Cina e la Russia. Questa sfida può avere, è una sfida leggibile geopoliticamente, non sono sfide casuali, ripeto, sbocco sul Pacifico per quanto riguarda la Cina e controllo dell'istmo punto baltico per quanto riguarda la Russia, che ci mette in più anche una narrazione ideologica eurasiatica antiliberale e antimoderna. È anche vero che non dobbiamo pensare che sia un obbligo essere liberali e moderni per chi è fuori dalla cultura europea. Ma insomma, al di là di questo, le sfide ci sono, si tratta di capire se queste sfide vengono gestite ciecamente, cioè muro contro muro, e allora avremo problemi, o se prevale la volontà di dialogare e di riequilibrare la situazione. Questa situazione oggi è figlia di rapporti di forza che nel frattempo sono cambiati.